Pensa alla gente che c'è qui. Ho visto donne che non hanno mai lavato un piatto in vita loro. E questo finché arrivano a 20 anni. Poi vanno ai party a caccia di un marito, fanno un bel matrimonio e passano il tempo a spendere soldi. Tu esci con qualcuno? Non proprio. E tu? Non proprio. Allora, come va la tua carriera? Ma più o meno la solita roba. Mi serve una cosa nuova. Stai lavorando sulla voce? La voce. La voce non è così importante, Jill. Voglio dire, guarda uno come Di Martin, ok? Guarda come si veste. Guarda che stile che ha. La voce non è l'unica cosa. Eri mai stata in un posto del genere? I miei genitori mi portavano qui quando ero piccola. Ma non scherzare. La prossima volta, sì, appena riesco a sistemare un po' di cose sul lavoro, prenderemo una stanza qui. Solo il meglio per te. Per i topi, così sanno che ci sono. Ah. Vuoi un caffè o qualcos'altro? Ho anche un cucinino qui. No, ti ringrazio. Ti piace lo smoking? Carino. L'ho fatto fare dal sarto, su misura. Dove hai preso tutte queste foto? Ti ricordi quello che faceva le foto per il libro dell'anno? Ho comprato i negativi da lui. Si guadagna bene a lavorare in un nightclub. Dal lunedì al venerdì lavo i piatti. E poi, durante il weekend, mi fanno fare lo spettacolo. Al pubblico piace parecchio. È così che ha cominciato Jerry Lewis, con Robetta da poco. Ah. Però non ho ancora deciso una cosa, se presentarmi col nome di Sheik oppure, non lo so, usare un altro nome. Non mi hai mai spiegato perché la gente ha cominciato a chiamarti così. È una specie di protezione. Che cosa? Igienico-sanitaria. Sai, Croydon, Ramses, Sheik. A proposito, tu come ti regoli? Prendi la pillola o che altro? No. Allora ci pensa lo Sheik.